più volte ribadito la mia ignoranza in materia, quindi in materia di contabilità, in particolare di contabilità pubblica. Quindi le mie domande io penso che possano andare anche a beneficio di chi ci ascolta e dei consiglieri che poi vanno a votare tra un po'. E volevo chiedere particolarmente, il disavanzo 2017 dell'azienda è stato dichiarato con nel rispetto delle norme privatistiche, quindi a sensi dell'articolo 2446, oppure applicando il testo unico. E il maggior disavanzo rispetto al bilancio di previsione mi sembra di aver capito che sia derivato dal credito del PFR vantato da STS. Sembra che io abbia capito questo, e soprattutto questo credito era pari a un importo iscritto in bilancio di 750.000 euro, e questo che ha creato il disavanzo, oppure c'è un importo differente? E perché a me sembra di aver capito che l'importo era maggiore, e se è maggiore la differenza dove è stata messa nel bilancio? Ecco, tutto qua, queste sono le mie domande, poi se mai se posso utilizzare il mio secondo intervento parlo di altro. Grazie. Grazie a lei, consigliere Santoro.